Quando c'è il Taranto di mezzo accade sempre qualcosa di singolare. 10 anni fa il difensore Brunetti beffò così da distanza siderale, quasi 70 metri, il portiere dell'epoca Torresin. A distanza di 2 lustri l'errore di Mimmo Cecere, meno evidente di quello commesso dal suo predecessore, ma a conti fatti decisivo. Leggerezza pagata carissimo dal Pescara che domina, convince e alla fine, ironia della sorte, cede l'intera posta in palio. Oliveri, tanto rammarico, il calcio però è anche questo. Sì, calcio è anche questo, lo sappiamo, però il rammarico rimane lo stesso. Buona prestazione da parte dei nostri giocatori contro un'ottima squadra che però ha fatto 2 tiri in porta e ha fatto 2 gol. Difesa compatta a centrocampo tonico con Palladini, primo attore supportato sul versante opposto dallo sgusciante Croce. In attacco il solito contributo di Fanesi che allunga ed accorcia la squadra a seconda dei casi. Di contro piuttosto evanescente Francesco Marino. I biancazzurri cominciano con piglio autoritario. L'11 di Iaconi opta per il gioco palla a terra, scelta illuminata di fronte a un avversario statico che si fa quasi da subito soverchiare a centrocampo. Nei primi 30 minuti si assiste ad un autentico monologo, quinto minuto invito di Antonaccio per Fanesi che anticipa tutti, sbrizzo compreso. 11esimo ancora Antonaccio, 3 migliori in bella evidenza, questa volta su calcio piazzato, il suo bolide sibila di un soffio sopra la traversa. 15esimo Palladini detta il passaggio, Antonaccio lo assiste con precisione, il capitano elude il portiere ma è costretto a decentrarsi. Al 16esimo l'occasione più limpida, servizio di Palladini per Croce, piatto destro al volo, Di Bitonto respinge. I pugliesi appaiono impotenti davanti, Rigano è abbandonato al suo triste destino, scarso il contributo degli esterni, casuale dunque l'azione che porta al tiro, siamo al 27esimo, capitan Monza, ma è solo un attimo, il Pescara si riversa nella metà campo del Taranto, 30esimo, azione confusa, fallo su Galeotto non rilevato, cross morbido di Micolucci, il portiere respinge, la porta resta sguarnita e lo stesso difensore sbaglia in modo grossolano con il piede a lui non proprio congeniale, il destro. Secondo tempo, il cliché non muta, ciò che manca è il guizzo risolutore. Nel breve volgere di 60 secondi ci provano senza fortuna in sequenza Marino e Fanesi. Simonelli sente puzza di bruciato e rivede l'assetto tattico. Il più prudente 4-4-2 con Triuzzi esterno di centrocampo sembra offrire maggiori garanzie. Nel contempo Cariello serve alla perfezione Rigano. Cecere sventa l'incornata del bomber rosso-blu. Il risultato non si schioda dallo 0-0, eppure in 10 minuti dal 30esimo al 40esimo accade di tutto. Protagonista l'insufficiente Tonolini di Milano. Qui la giacchetta nera accorda un corner che non c'è. Darold, subentrato l'infortunato Antonaccio, va alla battuta e Rigano devia con il braccio alle spalle del portiere Di Bitonto. 1-0, vantaggio che dura un battito di ciglia, lancio di Bennardo, precipitoso Cecere che tuttavia tocca il pallone prima dell'inevitabile contatto con il centravanti ionico, abbaglio dell'arbitro che assegna il penalty, trasformato con precisione soprattutto nella porta giusta da Rigano. Ma non è finita. 40esimo, traversone dalla tre quarti di Andrisani. Rigano non sfiora neanche il pallone che si insacca lentamente all'angolino basso alla destra di Cecere. Finisce così 2-1 per il Taranto, ma a far ben sperare c'è comunque l'atteggiamento della squadra di Iaconi che in questa stagione ha offerto le migliori prove in occasione dei grandi appuntamenti e i playoff sono ormai vicinissimi. Emozioni tutte concentrate, Simonelli, negli ultimi minuti di questa partita, in cauda venenum, si potrebbe dire così, per il Pescara, per voi insomma tanta grazia, è così o no? Ma cioè, nella parte finale forse un po' sì, siamo stati anche un po' fortunati, ma io ritengo che comunque questa squadra abbia meritato di conseguire un risultato positivo per il comportamento tenuto per tutti i 90 minuti. Il primo tempo è stato molto equilibrato, abbiamo sofferto un po' l'inizio del secondo tempo del Pescara, però comunque venivamo fuori anche abbastanza bene. Forse in definitiva il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto, siamo stati un po' fortunati in questo senso, siamo contenti. Francesco Galeotto, ex di turno, possiamo dire così al termine di questa partita incredibile, la fortuna aiuta gli audaci? Ma non penso sia la fortuna, se noi andiamo a vedere il primo gol che ha fatto il Pescara, non era calcio d'angolo, era la guadagnata del calcio d'angolo, hanno fatto gol. Penso che la merito della vittoria sia giusta perché il Pescara non è che abbia fatto niente di... Anche qualche dubbio sul rigore o no?
Non lo so, questa è la decisione dell'arbitro, io non parlo mai se dubbi. Se l'ha visto l'arbitro vuol dire che c'è il rigore. Direzione arbitrale, non per trovare giustificazioni, però insomma tutt'altro che impeccabile. L'hai definita. Mi auguro che le trasmissioni televisive che farete concentrerete la stessa attenzione contro gli arbitri, così come avete concesso per le altre squadre che sono venute qua a lamentarsi degli arbitraggi. Forse finora non era successo mai in maniera così eclatante qualcosa a danno del Pescara. Ecco, per noi era successo già altre volte, probabilmente noi siamo molto più signori, ci siamo zitti, non parliamo e quindi esaltiamo di meno gli errori degli altri, però va bene così, le partite bisogna vincerle in campo, non con le lamentele. Sul piano tecnico secondo te è il risultato giusto? Per me sì, poi non lo so per gli altri, per me è giusto, la vittoria è stata meritata.